sistema solare è il sistema legato gravitazionalmente alla nostra stella e quindi al Sole e agli oggetti che gli orbitano intorno. I più grandi oggetti che orbitano intorno al nostro Sole sono gli 8 pianeti conosciuti. In ordine dal Sole troviamo 4 pianeti terrestri chiamati Mercurio, Venere, Terra e Marte e 4 pianeti giganti, inclusi 2 giganti gassosi, Giove e Saturno, e 2 giganti di ghiaccio, Urano e Nettuno. I pianeti terrestri hanno una superficie ben definita e sono costituiti per la maggior parte da rocce e metalli. I giganti gassosi sono costituiti principalmente da idrogeno e elio, mentre i giganti di ghiaccio, cari signori, sono costituiti principalmente da sostanze volatili come acqua, ammoniaca e metano. Ma si fermano qui le interessanti scoperte correlate al nostro sistema solare? Il sistema solare si è formato 4,6 miliardi di anni fa dal collasso gravitazionale di una gigantesca nube molecolare interstellare. Nel corso del tempo, la nube formò il Sole e un disco protoplanetario che gradualmente si unì per formare pianeti e altri oggetti. E devi sapere che il nostro sistema solare non ospita solo pianeti, ok? Ma numerosissimi altri oggetti. Pianeti nani, lune, fasce di meteoriti, asteroidi e quant'altro. Non immaginarti il sistema solare come un luogo ben definito e lineare. È molto caotico e strapieno di oggetti. Ci sono ancora tantissime cose che dobbiamo scoprire e la ricerca non si è mai fermata. Continuamente gli astronomi e gli scienziati di tutto il mondo continuano ad osservare e a studiare il sistema solare, e questo semplicemente perché grazie a determinate orbite, in base alla luce solare, non è sempre tutto visibile o ben osservabile. E da questa consapevolezza nasce un attento studio che porta gli scienziati a chiedersi: cosa c'è ancora da scoprire là fuori? Nibiru, cari signori, è una parola molto antica che deriva da Nebiru, che in lingua accadica significa punto di intersezione, ed era considerata la sede del Summus Deus, che pascola le stelle come pecore. C'è un enorme significato storico correlato a Nibiru che oggi, prima di parlarvi della nuova scoperta portata a galla da un team di scienziati giapponesi, voglio esporvi. In Babilonia, questo sommo dio che si occupava di pascolare le stelle veniva identificato con il nome di Marduk. La creazione del punto di Nibiru, e quindi del punto di intersezione, è descritta nella tavoletta 5 del poema epico sulla creazione del mondo, il cosiddetto Enuma Elis. Insegnamenti che ritroviamo su tavolette cuneiformi che non hanno mai meno di 5.000 anni. L'Enuma Elis, cari signori, recita testualmente dalle tavolette cuneiformi così: Nibiru è la stella di Marduk che egli fece apparire nei cieli. Le stelle del cielo lascia che sia lui, Nibiru, a stabilire il loro corso. Pascoli tutti gli dèi come pecore. Nibiru si dice abbia occupato i passaggi del cielo e quelli della terra, perché tutti sopra e sotto chiedono a Nibiru se non riescono a trovare il passaggio. Nibiru è la stella di Marduk che gli dèi del cielo hanno reso visibile. Nibiru si trova come un punto di svolta. Gli altri parlano di Nibiru e dicono: colui che attraversa il mezzo del mare senza calma. Possa il suo nome essere Nibiru, poiché ne occupa il centro. Il percorso delle stelle del cielo dovrebbe essere mantenuto invariato. Ora, potrebbero sembrare frasi sconnesse quando si vanno a tradurre da alcune forme all'inglese e dall'inglese all'italiano, no? Ma dovete capire che magari per le genti del tempo avevano un grandissimo significato. Leggendo più attentamente, no? C'è tutta una discussione da aprire. Si parla sicuramente di un corpo celeste, ok? Ma avevano chiaro il concetto e soprattutto la differenza fra stella e pianeta? Siamo sicuri che ne capissero la differenza a livello fisico come facciamo noi? Una delle poche certezze che abbiamo, traducendo il cuneiforme, è sicuramente correlata al fatto che questo Nibiru non si trovasse in terra. Chiaro, era qualcosa che, signori, i Sumeri e i Babilonesi vedevano in cielo, ok? Ecco, parte da qui la nostra ricerca. Mi è sembrato un approfondimento storico molto azzeccato, dato il tema che affronterò oggi. Nibiru, dovete sapere che venne menzionato in diverse località astronomiche insieme alla posizione di stelle e pianeti.
I Sumeri e i Babilonesi avevano una propria astronomia molto complessa che gli scienziati nel corso degli anni si sono occupati di decifrare. Le loro avanzate conoscenze astronomiche influenzarono successivamente la cultura scientifica, pensate, degli Egizi, degli Indiani e dei Greci. E in effetti è proprio l'astronomia mesopotamica che rappresenta la prima fase dell'astronomia occidentale. C'è tutta una scienza molto profonda, sia storica che astronomica, che identifica e soprattutto traduce l'astronomia mesopotamica, e nel corso degli anni siamo riusciti a comprendere alcune coordinate di cui parlavano. Principalmente Nibiru era descritta nei testi cuneiformi come la stella di Marduk, ok? La stella di Marduk, tuttavia c'è tutto un discorso da fare. Dovete sapere che le varie stelle o pianeti non erano soggette ad alcuna interpretazione fissa. Significa che, ad esempio, la stella di Ea, parola che ritroviamo in alcune tavolette, la stella di Ea, è stata descritta in vari punti di rivelazione astronomica dagli astronomi, come Venere. Chiaro, abbiamo la certezza che per i babilonesi la stella di Ea era Venere. E interpretazioni simili sono state fatte per molte altre stelle degli dei, che poi stelle non erano, ok, rappresentate nelle tavolette cuneiformi. Quindi, quando si parla di astronomia mesopotamica, bisogna considerare più coordinate celesti. Possibile quindi che Nibiru, la stella di Marduk, fosse in effetti un pianeta? Sì, è estremamente possibile. Nibiru è stato associato ad un corpo celeste nell'area della bilancia attorno all'equinozio d'autunno, anche se non si è mai capito bene di che corpo si parlasse. In molti riferiscono che in alcune tavolette più tarde ci si riferisse a Nibiru come a Giove, e altri, tralasciando le speculazioni insensate e farlocche di Zaccaria Sitchin, lo identificano come un pianeta non ancora scoperto nel Sistema Solare. Ma che cosa hanno scoperto gli scienziati giapponesi? Tutta la storia di Nibiru è di stampo pesantemente speculativo, non lo è questo nuovo studio. Questo è l'articolo sul sito ufficiale della Kindai University di Osaka. Questo è il comunicato stampa ufficiale correlato allo studio. E questa, signori cari, è la pubblicazione scientifica ufficiale dello studio pubblicata su The Astronomical Journal. Come sempre, siti ufficiali e documenti ufficiali alla mano. Non mi capacito di come una notizia simile e talmente documentata abbia avuto una così poca risonanza nel nostro paese, ma tranquilli, perché c'è il vostro amico Beppino, il complottista mascherato, che vi aiuterà a capirci qualcosa. Ora, che cosa è successo e quali sono le implicazioni? Parliamone, perché è veramente devastante, ok? Alcuni astronomi giapponesi hanno trovato la possibile prova dell'esistenza di un pianeta simile alla Terra. Attenzione, possibile pianeta 9 simile alla Terra nel nostro sistema solare. Il pianeta risiederebbe nella cintura di Kuiper, che è un disco circumstellare composto da vari oggetti nel sistema solare esterno. Che cos'è la fascia di Kuiper? Apriamo una piccola parentesi, ok? È una regione del sistema solare che si estende dall'orbita di Nettuno fino a 50 unità astronomiche dal Sole. Si tratta di una fascia, ok, molto semplice, costituita da corpi minori del sistema solare esterno. Parliamo di una fascia simile alla fascia principale degli asteroidi, ma 20 volte più estesa e da 20 a 200 volte più massiccia. Una fascia nel sistema solare esterno piena di corpi che vanno da piccoli meteoriti, grandi asteroidi, possibili protopianeti e, da ciò che hanno scoperto gli scienziati, pianeti più grandi della Terra. E vi starete chiedendo, e vuoi che in così tanti anni di studi sul sistema solare non ce ne siamo accorti che c'era un pianeta più grande della Terra nella fascia di Kuiper? Ebbene, non è così scontato, capito? Assolutamente non è scontato, e la pubblicazione del team di ricerca giapponese lo prova. La fascia di Kuiper è in continuo movimento, è strapiena di corpi, estremamente massiccia, e non mi sorprenderebbe se non ci fossimo accorti del pianeta 9. Gli scienziati hanno riferito nel comunicato stampa, senza peli sulla lingua, che
prevedono l'esistenza di pianeti simili alla Terra, aggiungendo che è possibile che un corpo di un pianeta primordiale possa sopravvivere nella lontana fascia di Kuiper, perché all'inizio del Sistema Solare esistevano tantissimi corpi celesti simili ai pianeti nel nostro sistema, di cui non conosciamo minimamente l'esistenza. Nel loro articolo pubblicato su The Astronomical Journal, gli scienziati dell'Università di Osaka, con la collaborazione dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone a Tokyo, hanno affermato che il nuovo pianeta, se davvero esistesse, sarebbe da 1 a 5 volte più grande della Terra. E sinceramente questo apre innumerevoli aspettative in merito alla sua storia e alla sua eventuale condizione attuale. E se avessimo un altro pianeta abitato nel Sistema Solare? Questo mette i brividi, non è vero? Tralasciando che si trova, se esiste, si trova dalle 200 alle 500 volte più lontano della Terra rispetto al Sole. Un'unità astronomica è la distanza Terra-Sole e questo ipotetico pianeta si trova dalle 200 alle 500 unità astronomiche. Ma chi ci dice che non ci sia vita? Ne parlavo nello scorso video, no? Non possiamo sapere in che modo si sviluppi la vita altrove. Magari esseri viventi basati su altri elementi chimici che non sia il carbonio, capaci di resistere alle basse temperature. Basterebbero pochissimi anni per raggiungerlo e avremmo finalmente la spiegazione definitiva per quanto riguarda il fenomeno UAP. Magari una landa desolata, magari la sua orbita è cambiata nel corso di milioni di anni e una volta c'era vita perché era più vicino al Sole. Magari ci sono dei batteri o magari ci sono i resti di una civiltà evoluta. Se esiste, chi può saperlo? Le possibilità quando si esce dall'atmosfera terrestre sono infinite, credetemi, infinite, direttamente proporzionali al numero di stelle e pianeti là fuori. La sola possibile esistenza di un altro pianeta simile alla Terra nel Sistema Solare, la sola idea che possa esistere un altro pianeta di questo tipo è elettrizzante per la ricerca correlata all'esobiologia e alle esoscienze. Negli ultimi 10 anni, diversi studi hanno portato a teorie riguardanti la possibile esistenza di un pianeta ai margini più esterni del Sistema Solare, che è diventato teoricamente noto come Pianeta 9. In questo nuovo sforzo, però, documenti alla mano, i ricercatori suggeriscono che è possibile che esista un pianeta molto più vicino, nella fascia di Kuiper. Non c'è assolutamente bisogno di arrivare ai margini più esterni del Sistema Solare. Ci sono delle pubblicazioni sostenute da evidenze scientifiche che propongono l'idea secondo cui nella fascia di Kuiper, signori, ci sia un pianeta da 1 a 5 volte più grande della Terra. Di questo esistono prove chiamate circostanziali e adesso vi spiegherò che cosa significa. Non solo prevedono l'esistenza di questo pianeta 9, ma inoltre prevedono anche l'esistenza di tutta una serie di oggetti transnettuniani su orbite peculiari nel Sistema Solare esterno. E quindi si parla, non vi spaventate dei paroloni, si parla di oggetti, possibili pianetucoli, ok, appartenenti al Sistema Solare, la cui orbita però si trova interamente o per la maggior parte oltre a quella di Nettuno, che possono servire come firme verificabili, osservativamente parlando, di alcune perturbazioni del presunto pianeta, che ovviamente esercita un'attrazione gravitazionale, no? Questo è esattamente ciò che c'è scritto nel comunicato stampa. Osservando il modo in cui si raggruppano gli oggetti transnettuniani, il team ha anche suggerito che il pianeta potrebbe trovarsi tra le 200 e le 500 unità astronomiche di distanza dal Sole e che sia inclinato di circa 30 gradi. Oltre a questo, nella pubblicazione scientifica si riportano tutta una serie di dati di riferimento che forniscono ulteriori informazioni in merito a questo ipotetico pianeta. Qui, sulla pubblicazione scientifica, senza fronzoli, senza peli sulla lingua, su carte ufficiali sottoposte a revisione, viene scritto quanto segue. In conclusione, i risultati dello scenario planetario supportano l'esistenza di un pianeta ancora da scoprire nell'esterno estremo del Sistema Solare. Non so se vi state rendendo conto della portata delle informazioni e della provenienza delle fonti, ok? I risultati dello scenario planetario supportano l'esistenza di un pianeta ancora da scoprire proprio qui, proprio nel nostro Sistema Solare. E se non ci avessimo capito niente? Basta l'analisi di alcune perturbazioni per darci la certezza di un pianeta simile alla Terra nel Sistema Solare? Ovviamente non basta, ma mi auguro che questo grande lavoro condotto da
dagli scienziati giapponesi, venga approfondito, magari con l'obiettivo di fornire future prove osservative che sicuramente con i nostri macchinari riusciremo ad ottenere. Il problema non è osservare un determinato pianeta, il problema è riconoscerne la presunta esistenza e puntare a futuri studi in merito. Se nessuno punta sulla sua esistenza, nessuno si occuperà di fornire studi e prove in merito, quindi spero che questo lavoro serva a questo, ok? Serva a motivare ulteriori ricerche e team di scienziati che punteranno i loro telescopi verso questo ipotetico pianeta 9. Pensi ci sia una sorta di correlazione con Nibiru e l'astronomia mesopotamica? Conosci altre notizie di questo tipo? Fammelo sapere in un commento e se non vuoi diventare un meteorite della fascia di Kuiper, lascia adesso un like al video. Per oggi, signori, è tutto. Se ci saranno novità, ovviamente vi aggiorno qui e sui miei social network. Spero che il video vi sia piaciuto. E se è così, vi invito cordialmente a lasciare un like. Vi ringrazio di cuore per essere stati con me e se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Vi voglio bene e vi rimando, come sempre, al prossimo episodio. Adieu!